Grazie Presidente. Signora Ministra, con il cosiddetto decreto sicurezza numero 113/2018 sono state introdotte norme per bloccare gli abusi dei furbetti che, residenti in Italia, per evitare sanzioni o controlli fiscali, per non pagare il bollo o per godere di tariffe assicurative più basse, circolavano con targhe estere. Le nuove disposizioni stanno producendo buoni effetti contro i furbetti, ma stanno producendo anche un pesante effetto collaterale. È vietato tuttora guidare l'auto di un parente, di un amico o di un collega che abita all'estero, anche occasionalmente o in esecuzione di un servizio di cortesia. Non si tiene affatto conto dei numerosi frontalieri che lavorano per imprese aventi sede in uno Stato confinante, i quali con il veicolo immatricolato a proprio nome possono transitare in Italia, ma non possono guidare in Italia con mezzi intestati alle aziende svizzere, austriache, sammarinesi, eccetera. Il divieto espresso dall'articolo 39 crea anche un grande problema al commercio transfrontaliero di autovetture, in quanto non esclude espressamente la sua applicazione alle vetture con targa doganale provvisoria, come previsto da accordi di reciprocità da Italia e da altri Stati, finalizzato unicamente all'arrivo del mezzo in Italia per i successivi adempimenti di sdoganamento e immatricolazione. Grazie. Grazie onorevole Langer, le risponde la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Prego signora ministra. Grazie Presidente. Come ricordato dagli onorevoli interroganti, in sede di conversione del decreto legge 113 del 2018 è stato modificato l'articolo 93 del Codice della Strada, prevedendo il divieto di circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero condotti da coloro che hanno stabilito la propria residenza in Italia una volta decorsi 60 giorni. Divieto temperato da alcune eccezioni previste dalla normativa per casi specifici di veicoli concessi in leasing, locazione senza conducente o comodato. La norma ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta esterovestizione, ossia la circolazione di autoveicoli con targa estera nel territorio nazionale, al solo fine di eludere gli obblighi assicurativi e fiscali e di evitare l'applicazione delle sanzioni al codice della strada. Al fine di intervenire su alcune criticità emerse in sede di applicazione della norma, sono stati effettuati approfondimenti tra varie amministrazioni che hanno elaborato proposte confluite nella disposizione normativa introdotta con l'articolo 16 del decreto legge 76 del 16 luglio 2020, cosiddetto decreto semplificazione. Con tale intervento è stata esclusa l'applicazione del divieto a talune categorie ed in particolare i residenti nel comune di Campione, il personale civile e militare dipendenti da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, il personale delle forze armate e di polizia, i lavoratori frontalieri. Tuttavia per questi ultimi la norma, che pur costituisce un passo in avanti, non risolve alcune criticità evidenziate dall'interrogante, tra cui i cosiddetti servizi di cortesia, cioè le ipotesi in cui il lavoratore frontaliero utilizza la vettura intestata all'azienda da cui dipende. Su tali temi una serie di incontri ed è stata registrata una convergenza sulle possibili aperture verso soluzioni comuni. In questo senso rappresento la disponibilità del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture a individuare delle soluzioni per non penalizzare i lavoratori frontalieri. Per quanto riguarda invece la possibilità che un residente in Italia guidi nel nostro Paese veicoli immatricolati all'estero dotati di targa provvisoria per l'esportazione, sono ancora necessari degli approfondimenti di natura tecnica al fine di verificare la compatibilità dell'introduzione di eventuali deroghe in linea con le finalità che hanno ispirato l'intervento normativo in materia di esterovestizione. Grazie Presidente. Signor Ministro,
Nonostante la proroga dello stato di emergenza nazionale e la pandemia in corso, il governo persiste nel consentire l'ingresso indiscriminato in Italia di migliaia di immigrati irregolari dai confini terrestri e marittimi, con il paradosso di tenere chiuse le attività commerciali e limitare la circolazione dei cittadini italiani, lasciando per contro aperti i porti e consentendo sbarchi ad ogni ora del giorno e della notte. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, al 2 novembre 2020 gli sbarchi sono stati 27.962, di cui oltre 11.000 tunisini e 3.483 minori, rispetto ai 9.649 registrati a novembre 2019. Numero destinato a crescere ancora con l'abrogazione dei cosiddetti decreti sicurezza, meglio conosciuti come decreti Salvini. Un evidente pull factor verso l'Italia di flussi migratori illegali, come noto gestiti dai trafficanti di esseri umani. Non solo l'arrivo, ma anche le continue fughe dai centri di accoglienza e per di più dei soggetti positivi al Covid-19 descrivono l'incapacità del governo nella gestione delle politiche migratorie, confermato peraltro dalla fallimentare sanatoria di cui è l'articolo 103 decreto legge 34/2020. Tutto ciò sta esponendo la popolazione e le forze dell'ordine su cui grava la gestione di tale situazione a gravissimi rischi sanitari e di sicurezza, come dimostrano i tragici fatti accaduti a Nizza il... A un minuto, siamo un minuto e mezzo, onorevole Tonelli, così è. Come noto, l'autore brutale dell'assassino all'interno della Basilica di Notre Dame di Nizza in un attacco terroristico di matrice islamica sarebbe un immigrato tunisino giunto clandestinamente dalla Francia in Italia. Vorrei sapere, signor Ministro, se e quali puntuali controlli, oltre che di natura sanitaria, siano stati effettuati sugli oltre 27.000 ad oggi sbarcati. Di questi, quanti siano stati individuati potenziali terroristi? Grazie. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. Nel richiamare i recenti attentati terroristici avvenuti in Francia e in Austria, paesi ai quali intendo esprimere anche in questa occasione vicinanza e solidarietà, gli interroganti pongono l'attenzione sulle attività di controllo anche ai fini di prevenzione del terrorismo effettuate nei confronti dei migranti che sbarcano sulle nostre coste. Innanzitutto mi preme sottolineare come ogni migrante sbarcato venga sottoposto a procedure di identificazione e fotosegnalamento con inserimento dei relativi dati personali e segnaletici in diverse piattaforme informatiche, tra cui la VIS, contenendo i visti d'ingresso rilasciati da tutti i paesi dell'Unione Europea, AFIS, Eurodac, relativi ai rilievi fotodattiloscopici effettuati in ambito nazionale e unionale, SD per i precedenti di polizia e penali. Quest'ultima banca dati viene integrata dai canali informatici SIS per i provvedimenti interdittivi o di ricerca emessi nello spazio Schengen, Interpol per i provvedimenti di polizia e penali internazionali ed Europol per le informazioni in materia di criminalità organizzata, criminalità di grave entità e criminalità terroristica. Nel caso in cui il migrante risulti già censito in uno o più archivi di polizia, si provvede a dare esecuzione ai provvedimenti presenti a suo carico. Per quanto riguarda più specificamente le misure di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamista, il nostro sistema di prevenzione individua nel CASA, Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, il luogo istituzionale di alto coordinamento in cui le articolazioni antiterrorismo delle forze di polizia e degli organismi di intelligence lavorano in sinergia con metodica frequenza. Nell'ambito della strategia di prevenzione della minaccia terroristica, l'individuazione dei processi di radicalizzazione riveste una valenza centrale. In questo contesto sono oggetto di un'articolata attività di monitoraggio i cosiddetti foreign fighters, per i quali il Comitato ha istituito un gruppo di lavoro incaricato a tracciare tutti gli individui collegati al conflitto siro-iracheno partiti dall'Italia a vario titolo. I controlli pianificati nell'ambito del Comitato hanno consentito nell'anno
in corso verifiche su più di 193.000 persone, 268 delle quali sottoposte ad arresto anche per motivi legati a fanatismo religioso. E in particolare nel 2020, proseguendo nell'azione di prevenzione e contrasto, voglio dire che nell'anno dal 2015 ci sono state circa 504 espulsioni di soggetti ritenuti pericolosi. Ben 46 di queste sono state effettuate quest'anno. Voglio ricordare che nei confronti dei migranti che arrivano in Italia, la loro gestione a fine dell'allontanamento e del rimpatrio continua a svolgersi secondo procedure consolidate da anni e mai mutate in nessun corso di governo. Comunque, un preciso segnale dell'attività di contrasto e di conseguente tracciamento degli ingressi irregolari è rappresentato anche dal numero di rimpatri che, nonostante il lockdown, ha consentito di effettuare 2.700, di cui 1.000 soltanto dalla metà di luglio nei confronti di cittadini tunisini. Grazie Presidente. Ministro, appunto, l'attentatore di Parigi era tunisino. Come ha detto il collega Tonelli, c'è un problema iniziale allo sbarco, però, Ministro, c'è un problema anche della gestione sul nostro territorio quando sono sbarcati. Perché questo ragazzo è sbarcato il 20 settembre a Lampedusa, è sbarcato un giorno in cui sono sbarcate 20 navi, circa 100 tunisini, è stato portato su una nave in ossequio alle norme Covid, la Rhapsody, per la quarantena. Poi, incredibilmente, pur venendo dalla Tunisia, che non è un paese in guerra e con cui abbiamo accordi di rimpatrio, non viene portato in un centro di rimpatrio, ma viene portato nel centro di Bari, l'8 e il 9 ottobre. Di lì questo soggetto evidentemente fugge, va in un altro stato e compie un attentato. Quindi, Ministro, noi siamo a chiederle, al netto della gestione dell'accoglienza, degli sbarchi, come vengono gestiti gli migranti clandestini sul nostro territorio? Com'è possibile che un soggetto che viene da un paese con cui abbiamo accordi di rimpatrio non venga rimpatriato? E se siete riusciti a tracciare esattamente i movimenti di questo soggetto sul nostro territorio e il passaggio della frontiera? La ringrazio onorevole Raretto. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di risponderle. Prego. Presidente, l'autore dell'efferato attentato compiuto il 29 ottobre a Nizza è stato identificato in 21enne tunisino Brahim Assouaoui. La comparazione dattiloscopica delle impronte digitali dell'attentatore con quelle presenti nello specifico database nazionale ha permesso di accertare che lo stesso era giunto effettivamente nell'ambito di uno sbarco autonomo a Lampedusa lo scorso 20 settembre insieme ad altri 10 migranti e trasferito il giorno dopo a Porto Empedocle con una motovedetta della Guardia Costiera. All'esito del periodo di isolamento sanitario, il cittadino tunisino è stato sbarcato il 9 ottobre, come ha detto e ricordato l'onorevole interrogante, presso il porto di Bari, sottoposto a fotosegnalamento, munito di decreto di respingimento a firma del questore del capoluogo pugliese, con contestuale ordine a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Tengo a precisare che nei confronti dell'attentatore di Nizza non era mai emersa neanche da parte delle autorità tunisine sotto il profilo della sicurezza elementi che ne facessero desumere la sua radicalizzazione o la sua vicinanza ad ambienti del jihadismo. Analogamente non si era evidenziato nei canali delle nostre intelligence. Gli sviluppi investigativi al momento hanno permesso di ricostruire che il tunisino sarebbe partito dalla Tunisia tra il 18 e il 19 settembre insieme ad un connazionale Amor Ben Hamed, facente parte del gruppo di stranieri sbarcato a Lampedusa il 20 settembre e anch'egli destinatario di un provvedimento di respingimento con ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Quest'ultimo è stato arrestato in Francia lo scorso 31 agosto a seguito dell'attentato e sono in corso accertamenti da parte delle autorità francesi per verificare se effettivamente avesse avuto un ruolo nell'ambito dell'attentato.
Dai primi accertamenti è emerso che Abrim, dopo aver lasciato Bari, si è recato a Palermo presso un connazionale che l'ha ospitato. E detto connazionale, a seguito di notifica del decreto di espulsione, è stato collocato presso il CPR di Gradisca di Sonso. Sono in corso approfondimenti finalizzati a ricostruire tutti gli spostamenti del tunisino sul territorio nazionale e a individuare altri soggetti che potrebbero avergli fornito supporto logistico. Indubbiamente, come si è avuto modo di illustrare, il Ministero dell'Interno affronta, con il coinvolgimento anche dell'Interpol e del comparto di intelligence, i rischi derivanti dall'infiltrazione di possibili integralisti o di foreign fighters, con una serie di azioni che a tutt'oggi hanno consentito di realizzare, come ho detto prima, numerosi rimpatri di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. Il Comitato di Analisi Strategico ha dedicato ai fatti di Nizza la sua ultima riunione in data 2 novembre, a cui ho personalmente partecipato. Nel corso di questa riunione è stato tracciato un quadro complessivo delle risultanze che ho qui sinteticamente descritto, ma di cui riferirò in occasione della mia audizione al Copasir programmata per domani. Ministro, come vede, abbiamo tutti le stesse paure. L'Europa è sotto attacco e in un momento in cui occorre mettere al centro il lavoro con diritti e dignità, in cui occorre fortificare il bisogno di sicurezza e protezione della nostra nazione, in questo momento di fragilità e incertezza assoluta, il terrorismo è usato per affermarsi, per legittimarsi, e questo noi non lo possiamo permettere. Se è vero che il singolo cittadino deve avere il diritto di cercare una vita dignitosa nel mondo, è anche vero che una nazione deve poter scegliere chi accogliere e chi no, nel rispetto dei diritti umani. Ma noi non possiamo diventare corridoio di transito dei terroristi. Nelle ultime due settimane si sono registrati in Europa ben 3 atti terroristici di matrice islamica, caratterizzati da brutali uccisioni di semplici cittadini. Fratelli d'Italia negli anni ha avanzato numerose proposte volte a limitare la diffusione del pensiero integralista islamico e, in attesa di risposte concrete da parte del governo, mai come oggi 4 novembre sento di dover ringraziare a gran voce i nostri militari che, nonostante tutto, difendono i nostri confini, la nostra cultura, la nostra dignità. Grazie. Grazie onorevole Galantino. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di risponderle. Prego. Gli onorevoli interroganti, richiamando l'attenzione sugli attacchi terroristici avvenuti in questi giorni in Francia e in Austria, chiedono di conoscere la strategia del governo per prevenire e contrastare il fondamentalismo e il terrorismo di matrice islamica. Premetto che l'azione di difesa del paese dalla minaccia jihadista è stata condotta fin dall'attentato delle Torri Gemelle del 2001 alla luce di una visione globale del fenomeno che si è imperniata su 3 pilastri fondamentali: l'attività di analisi e di intelligence, il controllo del territorio e degli obiettivi sensibili e la cooperazione internazionale sviluppata nello scambio informativo tra gli organi investigativi e giudiziari. Pertanto, dopo i fatti di Nizza e Vienna, è stato seguito un consolidato metodo di valutazione dei fatti e di analisi del rischio. In quest'ottica ho riunito lunedì scorso, come ho già detto in precedenza, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, che costituisce il luogo di alto coordinamento in cui le articolazioni territoriali delle forze di polizia e gli organismi di informazione e sicurezza del Paese lavorano in sinergia, mettendo in comune il proprio patrimonio informativo. In esito alle risultanze emerse nella predetta riunione, ho ritenuto poi di convocare proprio nella giornata di ieri una riunione del Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica. In tale sede sono stati approfonditi i temi concernenti l'attività di polizia di prevenzione, con particolare riferimento all'aggiornamento del monitoraggio degli obiettivi sensibili e all'intensificazione dei controlli ai valichi di frontiera, anche attraverso l'utilizzo dell'impiego dei militari dell'esercito. Massima attenzione è stata rivolta ai controlli imposti da esigenze di sicurezza nazionale sui migranti irregolari che sbarcano in Italia, e in tale direzione il Comitato ha valutato gli aspetti
tecnici per l'elaborazione di un piano operativo da concordare tra il governo italiano e il governo tunisino, finalizzato all'intensificazione della collaborazione in materia di contrasto delle organizzazioni di trafficanti di esseri umani e dell'immigrazione irregolare. Evidenzio anche che sono state diramate specifiche istruzioni ai prefetti e ai questori ai fini dell'ulteriore rafforzamento delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi consolari, religiosi, commerciali, turistici e ricreativi. Va però detto che i recenti attentati terroristici rappresentano un attacco ai valori di libertà dell'Europa ed è anche per questo motivo che non si può prescindere dall'agire attraverso un'intensificazione della collaborazione internazionale sia giudiziaria che di polizia, ciò anche al fine di costruire una politica di sicurezza comune che appare il miglior sistema per tutelare la sicurezza dei cittadini europei.